a tutti, io sono Fox e benvenuti, bentornati in questo secondo episodio della nostra carriera allenatori su FIFA 17 col mio Brescia. Nel frattempo che aspettavo che qualcuno mi mandasse consigli e quindi che passasse un giorno dall'altra registrazione, visto che registro ogni giorno ma non ve ne frega un cazzo, sì, ho detto bene, mi sono arrivati i consigli, appunto, non so cosa sto dicendo, scusatemi. Comunque mi hanno consigliato Capusca dell'Ester, che penso sia appena arrivato, però quindi non ce lo cederanno. Fazzi del Crotone, Fazzi, che sembra un giocatore abbastanza fisico. E Snodgrass dell'Hull City, penso che lui come soldi riusciremmo a prenderlo, ma non ci riusciremo stando sullo stipendio. Capusca è arrivato di recente, Snodgrass 6 milioncini, che sono tantissimi, considerando che prende anche tantissimi soldi di stipendio. Quindi io ti offro 2 milioni e 3, sperando che tu accetti, perché io non posso spendere così tanti soldi. Faz è arrivato di recente, quindi i giocatori che mi avete consigliato sono fottutamente inutili. E mi è venuto in mente che posso fare anche la formazione delle riserve già subito, così so già i giocatori che mi mancano nei vari ruoli. Quindi necessitiamo assolutamente di un esterno sinistro e un esterno destro. Intanto vado avanti aspettando per la risposta di Snodgrass. Brian Carrasco ha accettato l'offerta, ci arriva un'altra offerta per Serra Iocco in cui ci darebbero più soldi, 20.000 euro. Brian Carrasco però accetta e sarà il nostro, uno dei nostri ultimi acquisti, speriamo non l'ultimo, perché vorrebbe dire che abbiamo fallito e non siamo riusciti a prendere tutti quelli che ci servono. Allora, io ho chiesto già informazioni per alcuni esterni sinistri, quali Demirai Gray dell'Est, che conoscete tutti, Iwobi dell'Arsenal, che penso tutti conosciate. Poi c'è Kennedy, che è stato uno dei giocatori più acquistati l'anno scorso in FIFA 16. Ojo del Liverpool, che è molto promettente, ma io l'ho guardato soprattutto per la velocità, visto che ne abbiamo bisogno in Serie B. Bittencourt, che altro giocatore che noi conosciamo bene, noi che siamo qua su questo canale da tanto tempo, visto che era una pedina fondamentale del nostro turnover. Grifo, che riportare un italiano dalla Bundesliga in Italia è sempre buono. Speriamo che non costi troppo almeno uno di loro, visto che li prenderei tutti io. La City ha rifiutato, naturalmente. Di centrocampisti non ne abbiamo bisogno, se dobbiamo essere sinceri. Grifo già lo escludiamo. E qua facciamo una bella offerta da un milioncino per Ojo. Ojo. Gray 3 milioni e mezzo. Ehi! Bittencourt, niente. Kennedy, niente. Iwobi e Gray si possono trattare. Facciamo un bel 3 milioncini. 3 milioncini più lancini per Gray, che prende anche tanto di stipendio, però sarebbe qualcosa di eccezionale portarlo da noi. Iwobi prende anche troppo di stipendio, non riusciremo a comprarlo. Vogliono minimo 1.300.000, ti do 1.160.000 euro. E tu mi dai Seiji Ojo. E Bentancur, avevo detto che non avrei continuato la trattativa. Il Leicester ha accettato, possiamo liberarci di lancini e prendere un giocatore utile. Tutto in una sola botta. Giocatore importante. E subito se Gray arriva. Subito sarei felicissimo. Purtroppo Morosini finirebbe in panchina. Però anche il Liverpool accetta. Costerebbe molto di meno, ma io mi fiderei più di Gray, che è già un 80 se non sbaglio. Perfetto, andiamo ancora avanti. Io voglio giocare almeno la partita di Coppa Italia. Altra offerta per Serra Iocco. Continuano a farci offerte, noi accettiamo. Ma Serra Iocco non se ne va. Ma non ci arrivano neanche mail sul fatto che non si sono trovati d'accordo né niente. Gray vuole un ruolo più importante, come immaginavo. Ti dico giocatore chiave perché lo sarai. Strada se ne va in prestito, sono contento per lui. Gray adora vivere lì e anche Ojo, quindi Gray ti aumento a 33. Arriva un'altra offerta per Serra Iocco, io lo vendo anche te lo regalo. Però prendetevelo. E lui adora ancora vivere lì. Io ti do 35.000 al massimo, perché poi non ho più soldi da darti. Gray, cazzo. Dovrò accettare Ojo se Gray non vuole venire. Però anche Ojo rifiuta i contratti. Io te ne do 20.
Non è che adesso, perché giocate nel Liverpool o nell'Leicester, siete giustificati da non venire a Brescia, eh? Se loro vi vogliono mandare via, un motivo ci sarà. Io sto continuando ad alzare l'offerta per Gray, ma prima o poi i miei soldi finiranno. 40.000 sono tanti da dare a un giocatore solo. E adesso, sperando che accetti... No, ha rifiutato anche Ojo. Quindi ci dovremo accontentare di un buonissimo giocatore come Morosini. E andremo a giocare a Cagliari la partita di Coppa Italia. Tutto pronto! Al Sant'Elia di Cagliari si affronteranno per la prima partita ufficiale stagionale Cagliari e Brescia. Il Brescia è stato molto attivo nella campagna acquisti, ha preso una decina di giocatori senza spendere troppo e che siano promettenti e suoi, visto che il Brescia i tre quarti dei giocatori in prestito. Chi è il capitano? Caracciolo, vero? L'avete fatto male. Ora Emerson. Vada Martinelli, attenzione, no! Dovevi darla a Caracciolo! Penso di aver visto il 10 sulle spalle di Bubnic e, se ne and e di Carrasco e se ne andrà immediatamente quel numero. Attenzione a Giannetti, ora Giannetti! Abbiamo cominciato malissimo la nostra avventura sulla panchina del Brescia. Ora attenzione a João Pedro che prova ad andarsene. Emerson lo tiene lì. Il passaggio è deviato. Attenzione a Giannetti. Ci ha già fatto male Giannetti. Anche nella realtà. Minchia, oh. Siamo partiti proprio di merda, eh. Pallone in mezzo. Minelli non so cosa ha fatto lì, però. João Pedro ha sfondato la porta. 15 minuti. Siamo sotto 2-0, anche se abbiamo creato occasioni senza riuscire ad arrivare al tiro. Solo che il Cagliari ha fatto una bella squadrona quest'anno. Insomma, invece si è dimenticato che deve colpire la palla di testa in mezzo all'area. Devo mettere i nomi sulla testa, attenzione però. Pinzi, recupera palla, Pinzi, Pinzi. Vede dall'altra parte Morosini. Isla, che diagonale. Che vada Martinelli, Martinelli salta l'uomo, attenzione. Crea il break, Martinelli. Cerca Dall'Olio in profondità. Dall'Olio vai da Carrasco. Vai Carrasco. Mettimi il cross. Lairone non ha seguito l'azione. Dai Carrasco di nuovo all'indietro. È buona per Pinzi che non riesce ad appoggiarsi. Minchia João Pedro. E poi... Ma dai... No, 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 no. È troppo questo. È troppo. Porca troia. Cagna lurida bastarda. Minelli, porca troia, figa. Ora Dall'Olio prova ad andarsene sulla fascia. Cerca di saltare Muru, che è più veloce di lui. Dall'Olio anche appena tornato dall'infortunio. Dall'Olio la mette in mezzo. Attenzione, Caracciolo, non ci arriva. Poi ancora Dall'Olio prova a giocarla, non ci riesce. Pinzi di prima. La palla arriva in centro all'area. Non è fuorigioco. Martinelli! Perché fischi il fuorigioco che la palla non era diretta a lui? Finisce qua il primo tempo. Nonostante noi arriviamo al limite dell'area, facciamo fatica a giungere al tiro, mentre il Cagliari, con 3-4 tiri al massimo, ha fatto 3 gol. La stavi tenendo bene, poi attenzione, Modic, anzi, Untersee per Modic, Modic la prolunga, Martinelli, Martinelli! Blocca Rafael, forse il primo tiro della nostra partita, però stiamo facendo fatica ad arrivare proprio al tiro. Prima non abbiamo difficoltà. Poi attenzione, João Pedro, João Pedro! Poi Modic va subito da Untersee. Untersee per Bonazzoli. Attenzione a Bonazzoli. Si gira Bonazzoli. Salta l'uomo. Bonazzoli! La parata di Rafael in calcio d'angolo. Ora Emerson in profondità per Carrasco. È buona la palla. Carrasco cerca di saltare l'uomo. Ce la fa molto bene. Carrasco salta anche Salomon. Carrasco a giro alto. Finisce qua. Siamo già usciti dalla Coppa Italia. Ha vinto meritatamente il Cagliari. Però potete vedere le sue occasioni. Se tirate dal limite dell'area, la palla va in fallo laterale e li contate i tiri, va bene. Penso che ci saranno dei cambi nella formazione titolare, un po' come ha fatto il Palermo quando è stato eliminato dalla Coppa Italia. Prendetevelo, Serraiocco, porca puttana troia! Che coglioni, Ojo ha accettato, Gray hai rotto i coglioni, mi prendo Ojo. Ci prendiamo Ojo, finalmente ti ho dovuto dare 1 milione di euro di stipendio quasi, prezzo di fango. Dicevo che prevedo grossi, grossi cambi, ma io sto aspettando la prossima partita e il resto dei soldi li possiamo investire anche nel vivaio, eh.
Oh, staff primavera l'ho trovato dopo 20 anni. E ci prendiamo questo qua che costa poco. Batur. Lo mandiamo in Italia a seguire giocatori in Serie A, Serie B. 9 mesi, qualsiasi tipo di giocatore. Così tutti i talenti che ci trova, vedremo se prenderli o no. 110.000 euro. Voglio vedere se accettate con le controfferte, perché non è possibile che è tutto il tempo che mi continuate a chiedere. Serraiocco, io ve lo voglio dare. Che altro non mi è piaciuto? Dall'olio? Dov'è l'altro? Fuori dall'olio, dentro Modic. Fuori Morosini, dentro Ojo. Fuori Caracciolo, dentro Bonazzoli. Questi sono i cambi che ho portato alla formazione. Spero di averveli fatti vedere perché questa è la formazione titolare, eh? Ho tolto tutti quelli che non hanno giocato bene. Comunque, oh, siamo a Perugia. Ultima volta a Perugia ne abbiamo presi 4. Espulso Venuti. Anzi, Venuti mi piacerebbe come terzino destro appena torna alla Fiorentina dal prestito. Comunque, andiamo subito a giocare. Speriamo di non prenderle da bianchi perché sennò mi gira il cazzo, eh? Leggermente. Anche perché bianchi è bergamasco. Attenzione. No, devo mettere i nomi sulla testa perché sennò non capisco chi sono Dezzi. Drolet mette il cross per Bianchi. Bravo, bravo Polipo. Bravissimo Pinzi che poi va da Bonazzoli. Bonazzoli vede Modic. Modic! Dove l'ha sparata la prima occasione? La prima grande occasione per passare in vantaggio. Pinzi va largo da Carrasco. Attenzione a Carrasco. Carrasco prova ad accentrare. Fallaccio di Alassane che va espulso qua, va espulso, un fallo da dietro, inutile e brutto. Arbitro, aspetto un provvedimento, guardate qua che fallo che mi ha fatto da dietro. Non l'ha neanche ammonito, va bene. Ora attenzione a Pinzi, ha recuperato bene il pallone, può mandare in velocità Carrasco, vai Carrasco, Carrasco, Carrasco. La butta forte tesa in mezzo, era buona l'idea. Aspetta, tiene palle, va da Brighi, ancora lui. L'ex Roma va da qualcuno e Arcari fa un paratone. Bravissimo Polipo. Dezzi ancora. Può amministrare il gioco perugino con Bianchi che va col destro alto. Per fortuna non l'accetto il gol da Bianchi io. Bonazzoli può servire lo scatto in profondità di qualcuno. Serve Carrasco. Attenzione, buona la palla per lui. Carrasco alta di niente. Ora Ojo lotta. È così che li voglio i miei giocatori che lottano. Finisce qua il primo tempo 1-0-0. Abbastanza noioso per una partita giocata specialmente a centrocampo. Però ci sta come risultato. Abbiamo avuto un paio di occasioni entrambi. Lancini ogni tanto si trova in attacco, non so perché, però sta facendo meglio di somma. Modic aspetta dei movimenti che non arrivano. Arriva adesso il movimento di Unterse che va da Bonazzoli. Attenzione a Bonazzoli. Bonazzoli cerca di servire Ojo. Forse non è in fuorigioco. All'esordio con la maglia del Brescia. Segna. Proprio lui, non mi ricordo come ti chiami, ma sei Ojo! 1-0 al 49esimo, 50esimo minuto. Bonazzoli fa una grande azione e Ojo, l'ex Liverpool, la mette dentro con la palla che bacia il palo. 1-0 per noi, vamos! Scegli, scegli, scegli Ojo. Scegli Ojo? Ojo fa un movimento un po' strano, poi attenzione perché può essere servito. Ojo può diventare una star. Ojo. Ojo! Fuori di un niente. Ha cercato la doppietta in 5 minuti al suo esordio in Serie B. Attenzione all'errore. Stava sbagliando. Ma Bubnic cosa ci fa qua? Va bene perché recupera palla. Attenzione col suo piedino. Può servire Ojo. Attenzione ad Ojo. Cerca di accentrarsi. Poi serve Bonazzoli. Gli vuole restituire l'assist. Non passa il pallone. Poi il tiro. Oddio. Dezzi con una fucilata. Stava purgando la nostra porta. La gioca lì, ma sbaglia. Attenzione, spazza volta. E si salva così il Perugia. Allora, attenzione però. Di Carmine anticipa Lancini, che è molto bravo nel farsi anticipare. Il cross in mezzo, lasciala Unterse, va bene. Prolungato il pallone poi a Martinelli, che la gira molto bene. Torre Grossa cerca dall'altra parte. Carrasco, corre Carrasco. Poi cerca in mezzo Sallai. Attenzione a Sallai. Sallai non riesce a calciare. Va da Martinelli, attenzione a Martinelli che prova il mancino deviato. Sallai di testa, la prolunga, Torre Grossa non ci arriva. Ancora Sallai, anticipato. Sulle ali dell'entusiasmo, Sallai! Fuori di poco. Gioca palla larga di Carmine. Arcari che poi si coordina per bloccarla e ce la fa. Al cross e c'è solo di Carmine. L'Arcari salva tutto. È finita. Abbiamo vinto 1-0 giocando
decisamente meglio del Perugia, che però ha faticato e ci ha messo in difficoltà. Siamo riusciti a portarcela a casa. Questo è l'importante, unico tiro in porta è di Ojo. Sì, però abbiamo creato molto di più. Abbiamo raggiunto i 16esimi di Coppa Italia, bene, ci hanno eliminato subito. Cioè noi, Brescia, in teoria la squadra con meno soldi in Serie B, una delle squadre con meno soldi in Serie B, ha speso 5 milioni e mezzo quasi. Altra offerta per Seraiocco, vai, vai, ti faccio una controfferta identica, anzi, te l'abbasso. Accettate, prendetevi Seraiocco, non ne posso più, prendetelo. Hanno accettato forse Seraiocco, finalmente se ne va, gli abbiamo dovuto abbassare l'offerta, eh. Comunque si è concluso l'ultimo giorno di mercato e noi ci vediamo direttamente alla prossima partita, salvo imprevisto. E Pinzi comincerà a calare, giustamente. La formazione resterà questa, perché abbiamo giocato davvero bene. Squadra che vince non si cambia, andiamo subito a giocare e andiamo a vincere questa partita in casa. A Rigamonte di Brescia si affronteranno Brescia e Provercelli per questo secondo scontro in Serie B, calcio B per FIFA. Io direi di non perderci in chiacchiere, non perdere la concentrazione e andare subito a giocare questa partita che può essere importante perché prima arriviamo ai 40-50 punti per salvarci, 50 penso. Belli capelli rossi di Modic. E prima arriveremo a giocare con tranquillità. Ora Malunga, l'ex Cesena e Vicenza, l'imbucata di nuovo per lui e segna in casa all'esordio a Rigamonti. Malunga 1-0. È ritornato in Serie B dopo tanto tempo. Appunto, l'ex Vicenza e l'ex Cesena gli piacciono le maglie bianche, a quanto pare. Purtroppo segna il suo secondo gol in campionato di già. Marcato molto stretto, Bonazzoli deve rallentare la manovra, però ora va da Emerson, buonissima palla. Emerson cerca di rientrare, Emerson buonissimo, Emerson la butta forte, tesa in mezzo, tesa da Pinzi, no! Fuori di un niente la palla! Abbiamo avuto una grande, grandissima occasione, ma Longa forse si è fatto male dai Chiesce. Ora attenzione, buona la palla in profondità per Castiglia, Castiglia l'ho elogiato prima, serve l'assist e Bagua che se l'ha divorato. Incredibile errore di Giulio Ibagua. Attenzione a Carletto Mammarella con i suoi, col suo mancino magico. Ora attenzione all'imbucata per Malunga. Pensavo fosse fuori gioco e qua ha tirato, ha fatto un miracolo Arcari su una laggata pazzesca. Bravo Arcari, bravissimo. Ora Castiglia la butta in mezzo e di nuovo Arcari questa volta col pugno. Attenzione al mancino di Mammarella, non è rigore, sì. Ojo decisivo nella prima partita, decisivo anche nella seconda. Fallo da rigore. Penso sia anche abbastanza netto. Sì, netto. Faccio il miracolo. E Bagua vuole tirare la bomba. E Bagua col mancino ci stava arrivando, Arcari. Ci stava arrivando, meritava di pararlo. Rigore perfetto però del italo-nigeriano. Che segna il gol del 2-0 per Vercelli, immeritato, però l'ha segnato. Non so perché, ma non avere Sallai in panchina mi rende insicuro. La prima squadra, ora attenzione ad Emerson che cerca chi è. Bonazzoli va da Carrasco, Carrasco si accentra, Carrasco col mancino fuori di pochissimo. Ora Bagua la gira centralmente, stava segnando il 3-0, penso Altobelli. Sarebbe un risultato bugiardissimo. Cosa fa Arcari? Non devi fare ste stronzate, dai, porca puttana. Ardizzone! Di nuovo Arcari respinge, ma non è possibile che stiamo concedendo così tanto. Non possiamo concedere così tanto. Cross di nuovo di Castiglia e Bagua col colpo di testa. Ma siamo lenti ad arrivare in posizione. Finisce qua il primo tempo, siamo sotto 2-0. Risultato falso. Non ci meritiamo di stare sotto 2-0. Però non ci meritiamo neanche di segnare il gol e di averne subito almeno uno. Questo ce lo meritiamo. 1-0 ci sta. Poi Martinelli va da Unterse. Ragioniamo, facciamo una manovra ragionata. Carrasco, porca troia, non puoi tagliare ogni volta dall'altra parte. Vai, corri Ojo che sei più veloce. C'è Budel, quell'uomo di merda. Bravo Ojo, giocala ora, l'hai visto, Pinzi. Gira di nuovo, non a lui, non a lui, dovete darla dove dico io.
E mamma re la spazza, li stiamo schiacciando nella loro area. Solo che non riusciamo a tirare perché i nostri non fanno il movimento. Ora l'ha fatto Bonazzoli, vai Bona! Vai Bona! Non ci credo cosa ha preso Provedel! Pinzi poi, Bonazzoli, si gira bene. Bonazzoli! Fuori! Dobbiamo fare i cambi assolutamente, fuori Ojo che si gira, la protegge Martinelli di nuovo bene, poi la gioca Lancini. Lancini per Carrasco che si gira, Carrasco! Il gol di Carrasco! Vai a prendere la palla, non puoi più prenderla al gol però! Gol! Abbiamo accorciato le distanze, adesso noi andiamo a segnare il gol del 2-2, perché abbiamo bisogno di questo, è di questo che abbiamo bisogno. Buono il tiro a incrociare, siamo in ultra offensiva, abbiamo in attacco anche Lancini, però ci meritiamo il pareggio. Nel secondo tempo non hanno toccato quasi palla. Bubnic buono di nuovo in chiusura due volte. Poi il pallone, cercato in profondità, non so per chi. Poi Bonazzoli, cerca dall'altra parte Morosini. Vai Moro, vai Moro, vai Moro, rientra. Morosini! Provedel la respinge. E poi il pallone spazzato in fallo laterale. Siamo ormai giunti al 90° minuto. Abbiamo bisogno di questo gol. Vai Unterse, girala centralmente. Poi tu girala dall'altra parte. Buona per Emerson. Emerson da lì fuori, non ci credo, no! No, si è divorato l'occasione per pareggiarla. Provedel la butta in su. Dai, che ce la prendiamo. Martinelli. Morosini chiuso. Non fischiare la fine, arbitro. C'è ancora tempo. Hai dato 3 minuti di recupero, Moro. Sbrigati. Emerson, girala centralmente. Dai, subito. No! Finisce qua. Perdiamo 2-1 immeritatamente in casa con la Provercelli. Loro tiravano da 25 metri, colpivano gli incroci. Noi facevamo fatica ad entrare in area, però qualcosa di buono lo facevamo di sicuro più di loro. Adesso ci avviciniamo alla prossima partita che è con la Ternana. Andiamo a fare la conferenza stampa. Colì ci chiede di giocare, lo metteremo dentro. Facciamo la conferenza stampa, motiviamo i nostri ragazzi che ne hanno bisogno. Andiamo a cambiare il numero di maglia a Carrasco, mentre io vi dico che se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi. Mettiamo il 30 a Carrasco. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!